Ciao, benvenuto e benvenuta. Oggi parliamo di tre tecniche di lettura veloce. La lettura veloce è molto fondamentale perché la maggior parte delle persone non sa leggere o perlomeno è distratta mentre legge. Non so se ti è capitato anche a te delle volte quando leggi un libro, ogni tanto la mente vaga, va fuori e ti capita a volte di fermarti, tornare indietro, di rileggere. Che non eri presente in quel momento, o magari non ti ricordavi semplicemente quello che avevi letto. Capita, perché siamo abituati a leggere male, o perlomeno ci hanno abituati a leggere fino a un certo punto e poi non hanno più sviluppato nuovi metodi per ampliare la nostra lettura. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che da piccini ci hanno insegnato a leggere una sillaba alla volta. Quindi te, quando leggi, in maniera veloce tutte le sillabe, ok? Tipo, come sarà capitato di vedere, no? Tipo casa è C-A-S-A. Se ti leggi C-A-S-A, alleghi le parole e fa casa. Io ho deciso oggi di darti tre tecniche che sto studiando da un master di lettura veloce, le tecniche più efficaci, le tecniche più semplici, per cominciare un pochino ad aumentare la tua velocità di lettura. Allora, la prima tecnica si chiama della bacchetta magica. Ora, non è che il nome l'ho scelto perché è provocatorio, comunque è molto semplice. Praticamente, se ci fai caso o se ti registri, noti che quando ti leggi una riga di un giornale, di un libro, un articolo, i tuoi occhi vanno a scatti, cioè il tuo occhio non è che va completamente lineare, fa determinati soste per abituare, perché siamo abituati a leggere sillaba per sillaba. Per far sì che questo processo sia molto più veloce, per esempio, non so se vedi i miei occhi in questo momento. Sto provando a leggere le righe, vanno a scatti. Per velocizzare questo processo, d'ora in poi, quando leggi un libro, un articolo, un giornale, utilizza una bacchetta magica. Cosa vuol dire? Una penna, un righello o anche un foglio bianco in modo tale che copra quello sotto, un qualcosa che praticamente tu possa porre sotto la riga di quello che stai leggendo. In questo modo è come se tu mettessi una barriera, è come se tu focalizzassi solamente quella frase lì e tu non fossi distratto da quelle sotto. In questo modo l'occhio è più facile per l'occhio leggere meglio e più velocemente la riga. Ok? Quindi d'ora in poi fai questo esercizio, ti leggi, metti la penna o il righello sotto la riga, leggi la riga e scorri sotto, leggi la riga e scorri sotto, leggi la riga e scorri sotto, e via dicendo. Noterai che man mano che andrai avanti, piano piano aumenterai la velocità e sarà sempre più semplice leggere la riga in maniera più veloce. Vai con calma, mi raccomando, un passo alla volta e prosegui con una gradualità adatta ai tuoi occhi, non andare veloce. La seconda tecnica si chiama bastasillabe. Cosa vuol dire? Come ti dicevo prima, il metodo utilizzato alle scuole è quello di praticamente leggere sillaba per sillaba. Non ci abituano ad ampliare il nostro campo visivo. L'occhio è un muscolo, quindi se te lo alleni ad ampliare il campo visivo, a sua volta lui vedrà più in maniera più ampliata. Ti faccio un esempio molto semplice. Se te punti se te guardi un punto fisso, te ti accorgi che il tuo campo visivo è a 180 gradi, cioè se ti metti una mano qui, ora te non mi vedi perché c'ho la telecamera, se te allunghi il braccio, ok? E cominci a muovere la mano, te la vedi, riesci a vedere la mano, riesci a vedere anche che cosa hai davanti. Anche fissando un punto, io riesco a vedere la telecamera, riesco a vedere la bottiglia d'acqua, riesco a vedere i miei mobili, riesco a vedere la televisione.
Eppure appunto un punto, guardo solamente un punto fisso, questi punti. Perché questo? Perché noi siamo abituati, fin da piccini, ad ampliare il nostro campo visivo, ma sulla lettura no, perché ci siamo fermati solamente alle sillabe. Quindi, questo metodo cos'è? Dato che è il momento di evolvere ed è il momento di ampliare il nostro metodo di lettura, praticamente devi abituare il tuo sguardo ad aumentare i punti di fissità. Se ci fai caso, come ti dicevo prima, quando leggi una riga vai a punto per punto. Invece devi far sì che il tuo campo visivo sia più largo e che tu riesca a leggere più parole insieme. C'è un metodo, un esercizio che ora ti darò, è molto semplice. All'inizio sembrerà stranissimo, ma in realtà è molto semplice. Per esempio, ti faccio un esempio. Allora, questo è un libro che io sto leggendo, Il tuo corpo impara l'acqua, se vuoi leggerlo, perché è fenomenale. Perlomeno capisci tante cose. È molto semplice, praticamente prendi un cartoncino. Ok, non so se qui si vede il filo. Ok, un cartoncino, poi ci prendi un filo colorato, quello che ti pare. Normalmente quelli da cucire vanno bene. Ok, io tipo dietro l'ho fissato con dello scotch. Ok, e te cosa andrai a fare? Prenderai un libro, giornale, quello che vuoi. Ok, prenderai il rombo. Lo metterai, ovviamente lo taglierai a seconda della grandezza della pagina. Lo metto qua. Lo metterai sulla pagina e dovrai abituarti da qua a metà pagina, seguire la riga senza distogliere lo sguardo e leggere piano piano le parole intorno alla parola sotto la riga. Ok, mi raccomando, non barare perché comunque cioè, non guadagni niente a barare. Quindi all'inizio non sarà semplice perché l'occhio comincerà a andare un po' a destra e a sinistra per cercare di leggere. Quindi piano piano ti sforzi, inizi, vai giù piano piano, leggi la prima parola, la seconda parola. Quando arrivi già alla terza o quarta parola, il campo comincia a allargarsi. Quindi devi sforzare di puntare la prima parola sotto la linea e guardare. Ampliare il tuo campo visivo senza distogliere lo sguardo della riga. Questo lo fai quando arrivi fino a qua e poi parti dal fondo e arrivi fino a qua. Lo fai in due sensi, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. All'inizio, ti ripeto, non sarà semplice. A volte ti scapperà l'occhio, tenterà di barare, lo fa perché siamo abituati in un certo modo. Fallo perlomeno 5 minuti al giorno. Semplice, magari la mattina appena ti alzi, ok? Apri il tuo libro, prendi il tuo rombo, lo metti sopra e cominci a sforzarti. 5 minuti al giorno, basta. Piano piano diventerà un'abitudine, piano piano l'occhio, siccome è un muscolo, si allenerà e ti verrai a scoprire che il tuo campo visivo, piano piano, piano piano, piano piano, diventerà sempre più largo. Terzo punto, l'occhio di lince. Ora io ti lascerò dei testi giù in descrizione. Dei testi dove praticamente c'è la storia di Alice del Paese delle Meraviglie. Però l'occhio di lince cosa succede? Devi riuscire a leggere praticamente tutto il testo senza fermarti o tornare indietro. E utilizzando ovviamente la tecnica di prima del rombo, avrai piano piano aumentato il tuo campo visivo. Ok? Quindi inizia subito con la prima tecnica della bacchetta magica. Quindi te leggi normalmente il libro con il righello, con una penna sotto, in modo tale che ti aiuti a scorrere meglio, più velocemente con gli occhi. Poi dopo fai 5 minuti di questo. O se vuoi leggere un libro, lo fai tutto il tempo, dipende quanto tempo hai. Poi passi, integri anche quella del rombo. Quindi prima fai quella della riga, dopo farai quella del rombo, 5 minuti al giorno. Dopo un pochino che ti accorgerai che il tuo campo visivo è un po' più largo, passerai alla terza che si chiama occhio di lince e quindi ti lascerò dei testi qua sotto, li potrai scaricare e dovrai cominciare a leggere senza tornare indietro, senza fermarti, tutto in un fiato, boom, 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 velocemente. Ti accorgerai piano piano diventerà sempre più veloce la tua lettura
riuscirai ad apprendere meglio perché riuscirai a vedere meglio, a scandire meglio, cioè non vedrai solamente le sillabe, ma vedrai gruppi di parole. Lo so, all'inizio sarà un po' complicato, ma piano piano col tempo è come andare in palestra le prime volte è tutto doloroso, poi piano piano i muscoli cominciano a ingrossare, diventi sempre più bravo, cominci a fare sempre più cose. E il muscolo dell'occhio è uguale, cioè non è che ti ingrossa, nel senso, insomma, passami la battuta. Bene, concludo con dirti, prima cosa, tutto questo lo sto imparando anche grazie a Business in Box Italia, che è una scuola online dove vieni formato per poter lavorare online. Se ti interessa e magari vuoi vedere un intro di questa scuola, qui sotto trovi il link del webinar o dell'ebook, uno dei due, e guardateli perché sono fantastici, sono gratis. Quindi così avrai un'idea di come poter lavorare online, dato questo periodo non tanto bello del coronavirus, come lo chiamo io. Ricordati una cosa importante, dato proprio appunto da questo virus, mi sono sempre più reso conto che le informazioni stanno diventando la moneta di questo nuovo mondo. Perché questo? Perché tutto andrà sempre più velocemente. Chi avrà le informazioni le potrà vendere, le potrà trasferire, come sto facendo con te. Il mio canale YouTube è nato per questo, perché durante il mio studio tutto quello che studio lo apprendo e lo trasferisco. E serve a me in primis perché lo ripasso e a te perché magari non sapendo queste informazioni magari puoi approfondire con i miei video o con altri. E quindi questa cosa è fantastica. E più in più esci dalla tua routine di leggere il libro in maniera brutta, di non leggere il libro in maniera perfetta, non te lo godi nemmeno un libro quando cominci a leggere, poi torni indietro, non te lo ricordi, magari dopo 5 minuti non ti ricordi nemmeno se hai letto perché non eri concentrato. Invece in questo modo, essendo degli esercizi nuovi, il tuo cervello è lì, è concentrato su quello che stai leggendo. E io ti ringrazio tantissimo per aver visto questo video, ti ringrazio. Se dovrei gesticolare la penna, ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo. Ti invito a iscriviti al mio canale, a cliccare sulla campanella così sarai sempre aggiornato. Ho messo anche gli audiolibri, estratti di audiolibro. Io leggo dei libri, li faccio gli estratti e li pubblico, così perlomeno li potrai anche ascoltare e varie altre sezioni. Guardati la mia playlist. Ti consiglio caldamente di leggere a questo punto o guardare il webinar che è qui sotto. Di Business Box Italia, così potrai, se vuoi, anche te far parte di questo mondo per poter lavorare da casa online. E ti ringrazio ancora per il tuo tempo, mi stavo perdendo. E grazie, grazie, grazie. E ecco la cosa fondamentale: commenta, commenta, commenta se questi esercizi ti sono piaciuti. Se vuoi che io faccia altri video sulla lettura veloce, e niente. Ci vediamo alla prossima e grazie mille. Ciao!